Le città toscane, il mare e le colline, protagonista della miniserie Toscana Rinascimento senza fine. 8 puntate trasmesse su CCTV International, la televisione di Stato cinese. Si parlerà di Siena, Firenze, ma anche di Prato. Abbiamo scoperto che Prato è una città divertentissima, una città piacevole, gradevole, viva, ed è un posto dove, sì, è chiaro, questa grande comunità cinese che è ovviamente parte importante del racconto, ma soprattutto la storia di questo Francesco Datini. L'idea di Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana. L'idea era quella di far conoscere i dettagli dalla famiglia dei Medici al Rinascimento, dai siti UNESCO, ma anche alle produzioni contemporanee dell'arte contemporanea, così come delle produzioni del tessile. 30 minuti per ogni puntata con le voci dei protagonisti, ma soprattutto tante immagini. Speriamo davvero che sia un'opportunità importante per uno dei settori che dal punto di vista della bilancia dei pagamenti incide di più nella nostra regione, che appunto è quella dell'attrazione turistica e della conoscenza delle nostre bellezze. Il progetto è stato concepito al Centro Pecci. Per noi è fondamentale perché porta anche avanti una visione della contemporaneità che non è slegata dal territorio e dalla relazione anche con quello che succede nel territorio della Toscana, che è quello che poi anche succederà nei prossimi anni al Centro Pecci. Questo disco volante sarà anche un po' probabilmente protagonista di un'altra storia. Entro la fine dell'anno le puntate verranno trasmesse anche attraverso il web. Quindi credo che nel futuro questa regione possa sempre svolgere un ruolo molto più positivo nel promuovere la relazione bilaterale tra questi due paesi. Anche la trasmissione di questa serie dei documentari, diciamo, trasmetterà anche, diciamo, un buon messaggio anche ai cinesi e soprattutto anche a questa parte, in qualità, diciamo, di una città molto, diciamo, piena dei cinesi, cioè la città di Prato.